maturità 2021, che cosa succede, Chiara? Allora, cosa succede? Che la maturità è praticamente identica a quella dell'anno scorso. Ci sarà un maxi orale, il famoso maxi orale che incute tanto terrore, ma in realtà non è così terrificante, con questo elaborato da preparare prima dell'orale, quindi un elaborato sulle materie di indirizzo e non è la tesina classica. Poi sì, ci saranno altre domande sulle altre materie, partendo dai famosi materiali, e quest'anno non sarà tutti ammessi, ma praticamente bisognerà guadagnarsela, quindi un po' di strizza ci sarà. Cioè, Caterina, quindi, stai attenta. No, però c'è una notizia buona, cioè che gli invalsi le prove invalsi non valgono, non sono tra i requisiti di ammissione, si dovranno fare. La commissione ci saranno solo gli interni, tranne il presidente esterno, quindi uguale all'anno scorso. Scritti sì, scritti no. Personalmente io capisco l'esigenza di strutturare l'esame solo con la prova orale, però quest'anno forse la giustifico un po' di meno questa scelta rispetto all'anno scorso. Forse non ci sarebbero state le condizioni per imbastire perlomeno, magari non uno scritto impegnativo come potevano essere gli scritti prima della pandemia, ma un abbozzo di scritto proprio per avvantaggiare quelle categorie di studenti che all'orale. Io volevo chiedere al prof se secondo lui è una soluzione buona, adeguata, o da un lato forse era meglio la tesina multidisciplinare. Lasciatemi essere un po' provocatorio. La tesina si sarebbe per la maggior parte dei casi rivelata un copia e incolla da Wikipedia. Cosa può consigliare da amico, tra virgolette, alla nostra Caterina, a tutti i maturanti d'Italia? Allora, io come insegnante, a me piacerebbe vedere in un elaborato, in un esame, personalità e originalità. Parlando di un artistico, anche creatività. Quindi direi sbizzarritevi, siate pazzi, siate folli. Come Van Gogh. Sì, sì, sì. Beh, senza tagliarsi le orecchie. Don't try this at home. E poi l'altra cosa che suggerirei, che è proprio veramente un suggerimento tattico, non trascurate le preferenze dei vostri insegnanti. Voglio dire, se un insegnante italiano adora Leopardi, buttatecelo dentro questo benedetto Leopardi. Viceversa, se a un insegnante fa schifo Leopardi, magari Leopardi mettetelo nel cassetto dei forse. Quindi, se un professore è juventino, presentatevi con la maglietta di Cristiano Ronaldo. Beh, come minimo. Come minimo. Per la prima volta c'è tanto spazio alla nostra preferenza e non a una busta estratta o una cosa così. Siamo molto noi ed è una cosa molto bella. In questi giorni, con l'arrivo del nuovo governo, si sta parlando di un prolungamento della scuola fino al 30 giugno. Ma noi adolescenti che cosa ne pensiamo? Non sono d'accordo, perché secondo me in un mese non recuperi tutto il programma perso. E non avrebbe senso appunto farci perdere un mese di vacanza. La nostra parte l'abbiamo fatta in DAD, comunque ci siamo impegnati, abbiamo seguito il nostro percorso scolastico. Non ne capisco il senso e il motivo, perché ritengo che durante il periodo della didattica a distanza che molti hanno dovuto affrontare in questo mese, la scuola si fa, la scuola continua. Sia i miei colleghi sia gli alunni si sono impegnati seriamente a lavorare e non vedo perché bisogna prolungare di un mese la scuola per recuperare il tempo perso, quando dal mio punto di vista il tempo non è stato perso, perché in video lezione non ci si racconta le barzellette, in video lezione si lavora. Per le medie non è giusto, perché comunque abbiamo solo fatto un mese di DAD, invece per le superiori che l'hanno fatta fino a tutto questo tempo, secondo me sarebbe giusto. Io non sono d'accordo, perché il programma scolastico è stato portato avanti anche durante la didattica a distanza e avere una pausa dallo studio è un diritto degli alunni e dei professori. Io sono in terza media e quest'anno io devo dare gli esami, quindi quando li do gli esami a luglio, sta roba qua un po' mi sta anche spaventando. Abbiamo fatto un sondaggio ed è venuto fuori che il 95% degli adolescenti dice no a un prolungamento della scuola fino al 30 giugno. Per Radio Immaginaria per ora è tutto, alla prossima, ciao! Ecco voi Federico Gardenghi! Ciao donna! Grandissimo! Come stai? Ciao Fede! Allora, Federico, hai quanti anni? 16. E sei famoso, diciamo così, conosciuto ai più, perché di lavoro fai? Il DJ? A 16 anni? Esatto. E tu sei del 2004? 10 maggio 2004.
pazzesco. Fede, ti hanno mai menato fuori da una discoteca dopo l'evento? No, non sono mai stato menato. Hai tu mai menato qualcuno? No, no, sono una persona pacifica, i miei amici lo sanno. Io a Natale, ovviamente, scrivevo la letterina a Babbo Natale e gli scrivevo Lego Technic, giocavo con Lego, oppure avevo la PlayStation. E tu cosa chiedevi a Babbo Natale, scusa? Cuffia e console. Allora, secondo me il modo migliore in generale per imparare a suonare, anche per chi si vuole approcciare dall'inizio, è proprio quello di sperimentare, provare, riprovare lo stesso cambio 2 milioni di volte e guardare tanto video su YouTube, ma soprattutto guardare chi lo fa, guardare video di DJ dal vivo, guardare video di eventi e proprio guardare come lo fanno, che cosa fanno, provare a capire che pulsanti toccano. È il modo migliore, perché alla fine se impari guardando solo un corso impari quella tecnica lì, e impari con la musica ma anche con qualunque disciplina tu fai, che ci sono milioni di tecniche e milioni di modi, e alla fine più tecniche guardi, più cose vedi, la cosa bella è che poi riesci a sviluppare una tua, perché prendi un pezzo di quello, un pezzo di quello, e riesci a creare alla fine la tua tecnica, che per un DJ è la propria firma.